appunto a me è compito di illustrare invece quelle che sono le difese delle parti chiamate. Cerco di far partire. Ecco, la tesi difensiva di Cooking Channel. Allora, Cooking Channel naturalmente e i suoi legali legge gli atti delle parti istanti, prendono atto di una serie di considerazioni, tutte diciamo condivisibili, ma raggiungono conclusioni opposte. Perché? Adesso lo andiamo a vedere insieme. Allora, il primo argomento che affronta Cooking Channel nella sua difesa non è, come potremmo immaginarci, una discussione in merito alla proteggibilità del format quando Mamma non c'è. E perché? Perché oggettivamente abbiamo visto che c'è una presenza di elementi sufficienti di originalità e creatività e concretezza e compiutezza espressiva in questo format, per cui la difesa non ritiene di soffermarsi su questo punto, in cui probabilmente ritiene che non sarebbe credibile. Questo perché? Perché abbiamo visto che il format è stato depositato con una struttura compiuta a suo modo. Abbiamo conosciuto in giurisprudenza casi, ricordo per esempio distretto di polizia in cui il format che era stato oggetto di una richiesta di tutela era semplice una descrizione molto sintetica di un commissariato a Roma in cui una delle rappresentanti importanti del commissariato era una donna, quindi qui non siamo in presenza di un format che non è articolato e che non ha quasi compiuto. E poi il fatto che questo format sia stato successivamente realizzato naturalmente non fa pensare alla difesa di non occuparsi di questo aspetto, perché ci sono aspetti più importanti sulla quale ritiene di avere invece pienamente ragione. Allora, come procede la difesa? La difesa entra immediatamente nel cuore del giudizio, quindi nella comparazione, perché oggetto del giudizio appunto comparativo che viene fatto dalle corti è la comparazione degli elementi essenziali e caratterizzanti dei due format. In questo la difesa si rifà e spera che i giudici che si occuperanno della questione non faranno una valutazione di massima, diciamo così, anche legati alla suggestione delle immagini che hanno visto, quindi una visione, un esame d'insieme di questi due format che sono chiamati a comparare, ma che invece proceda con rigore e direi diverse delle decisioni della giurisprudenziale che si sono pronunciate in merito al plagio del format lo hanno fatto. Quindi, da dove parte la difesa? Parte nell'individuazione degli elementi essenziali del format quando Mamma non c'è. Le istanti hanno parlato di elementi essenziali. Allora, questo è fondamentale perché il format, tutte le opere naturalmente dell'ingegno, ma il format in particolare è composto da molti elementi. Alcuni elementi sono per l'appunto essenziali e individualizzanti del format, altri non lo sono. Però pensiamo ai molti talent show che vediamo sulle reti televisive, è evidente che non tutti i momenti di questi talent show sono significativi, essenziali e individualizzanti. Per cui non possiamo pensare di fare una comparazione su tutti gli elementi, uno per l'altro, a seconda comunque si trovino all'interno del format, comunque siano svolti. Questo renderebbe appunto questo giudizio un giudizio soggettivo, un giudizio d'insieme che non ha nessun rigore, invece naturalmente il giudice deve essere rigoroso nel suo giudizio. Per cui vediamo gli elementi essenziali, perché ritiene la difesa che, giustamente, perché svolge il suo compito, le parti stanche abbiano fatto un po' di tutta l'erba un fascio, diciamo. Allora, gli elementi essenziali del format per quanto ecco, Mamma non c'è, la difesa li va, non diciamo, non li vuole dire o determinare, ma li va a riprendere,
e in questo diciamo segue senz'altro quello che ha detto l'istante, negli elementi essenziali caratterizzanti che sono stati individuati e per la definizione del bollettino SIAE del 1994 e dalla giurisprudenza italiana, diciamo le varie pronunce che si sono succedute nel tempo. Quindi la tematica, scheda analitica, indicazione e definizione dei ruoli principali, scala e descrizione del componente visivo. Ecco, prima però di entrare nel merito dell'esame di questi elementi essenziali, la difesa vogliono fare un breve ragionamento che rimetta un po' d'ordine sotto il profilo del diritto. Allora, abbiamo detto che per essere protetto l'atto creativo deve essere esteriorizzato, questo diciamo siamo senz'altro tutti d'accordo. Questo porta evidentemente ad escludere qualsiasi tutela dell'idea in sé per sé, e delle voci circolari sono libere e pertanto non sono appropriabili da parte di nessun soggetto. È tutelata la storizzazione e la concretezza espressiva che l'autore riesce a trasferire nella propria opera. E questo sembra, credo, un altro principio condiviso, quindi, con l'esclusione della tutela del contenuto. Allora, soffermiamoci un secondo su questo secondo principio pacifico. Allora, che cosa significa questo? E faccio due esempi semplici che non sono originali, lo dico subito, ma la difesa ha ritrovato in una tesi di laurea, che ha trovato significativa. Due opere dell'Ottocento, due romanzi che hanno segnato la nostra giovinezza, soprattutto scolastica, Anna Karenina e Madame Bovary. Madame Bovary è stato pubblicato prima, Anna Karenina dopo pochi anni. Se diciamo andiamo a vedere qual è il contenuto, inteso appunto come contenuto, come tema affrontato da questi libri, potremmo dire che sono hanno entrambi un tema di base comune, che è quello di due donne che all'interno di una società ottocentesca molto repressiva trovano irrequietezza all'interno del matrimonio e quindi escono da questa loro situazione attraverso l'adulterio. Questo è un tema, un argomento che evidentemente è comune ai libri. Nessuno ha mai pensato che Anna Karenina fosse un plagio di Madame Bovary. Perché? Perché poi il contenuto, il tema di base, è stato sviluppato in modi completamente diversi e originali dai due autori. Facciamo un altro esempio nella scultura. Michelangelo Buonarroti scolpisce diverse pietà, due celeberrime, la Pietà Vaticana, la Pietà Rondanini. Sono entrambe due sculture che trattano di un episodio evangelico, e questo è diciamo il tema della scultura, ma poi lo sviluppano con una forma espressiva interna e esterna, non mi voglio annoiare su queste diciamo sofisticazioni legali, ma con una forma esterna che noi conosciamo bene essere molto diversa. L'una non è il plagio dell'altra. Allora, se noi ci caliamo nel caso di oggi e parliamo del format e del nostro format, nel format la creatività si esteriorizza nella struttura narrativa e non nei contenuti. In particolare, diciamo, il format abbraccia format di tantissimi tipi, un format televisivo, quindi di una serie, può essere appunto un format di un talk show, e quindi evidentemente ciascuno di questi format ha poi delle sue caratteristiche. Il nostro format, che si dice essere stato plagiato, quando mamma non c'è, è un reality. Il reality, per sua struttura intrinseca, è un format in cui lo svolgimento formale imprevedibile si concretizza al momento della realizzazione, più di altri ovviamente, perché l'abbiamo visto, la famiglia a cui viene dato un copione in realtà poi lo sviluppa autonomamente. Quindi è evidente che in questo, se noi torniamo a pensare appunto a questo tema, che la tutela si ricollega all'atto creativo, è evidente che l'atto creativo non sarà nel contenuto, ma l'atto creativo sarà nella struttura narrativa, che è l'unica che l'autore immagina e in cui diciamo esplica. Quindi, prescindendo dalle suggestioni e dalle analogie che abbiamo percepito, andiamo a collocarle. Queste
sono le due strutture a confronto. La mamma in vacanza, il papà deve cavarsela da solo con le figlie. Cucina, una ricetta lasciata dalla mamma, si mangia, ricompare tra l'altro la ricetta sullo schermo. Guardiamo la struttura narrativa a casa con papà, e che ovviamente le parti stanti hanno cercato di minimizzare. C'è una conduttrice che introduce una competizione, questo è un elemento fondamentale, perché non può essere ridotto, diciamo, a un pretesto. Allora dovremmo dire che tutti i talent show, molti diciamo celeberrimi, il fatto che ci siano, diciamo, i giudici non ha importanza, non importa che ci sia una parte precedente in cui il giudice forma il concorrente, perché poi alla fine quello che conta è la gara canora e pertanto tutto il resto, un po' di contorno, poco conta, non è significativo, non è vero, è significativo. Quindi la conduttrice introduce la competizione che si svolge in ciascuna puntata. Allora, in assenza delle mamme, che hanno deciso di prendersi del tempo, due padri si cimentano nella propria versione della cena con ingredienti a chilometro zero. Alla fine del programma la conduttrice designerà la famiglia vincitrice, esprimendo il suo giudizio in base alla riuscita della ricetta, ma anche della capacità del papà e dei figli di cucinare insieme la cena secondo la tradizione del territorio. Ora, se l'unica incidenza dell'autore sul format è la struttura narrativa, queste strutture narrative non coincidono, sono diverse e la competizione è un elemento essenziale. Questo si riflette anche nella scaletta. La scaletta è significativa perché? Perché nuovamente segna le fasi conseguenziali del programma. Le fasi conseguenziali del programma, come vedete, non coincidono, sono diverse. Cioè, la presentazione della ricetta del giorno, il papà e le figlie partono, tutti a tavola, sigla finale con descrizione della ricetta. Quindi la scaletta della serie a casa con papà, invece, come vedete, presenta delle significative e essenziali differenze. Quindi, che cosa conforta la difesa nel sostenere che non è avvenuto alcun plagio? La struttura narrativa del format a casa con papà è una competizione e quindi prevede prima di tutto il confronto e la sfida tra le due famiglie. Quindi interviene la conduttrice che introduce la competizione e le sue regole, introduce le famiglie e commenta i giudici e giudica gli esiti della sfida. Quindi questa parte di reality poi diventa comica a seconda, diciamo, delle capacità del padre. E questa narrazione della tradizione culinaria sono funzionali alla competizione, cioè su qualcosa bisogna competere, perché no? Allora si compete nel canto, si compete nel ballo, però diciamo, voi immaginate ballando con le stelle dove semplicemente ci sono delle coppie che ballano e nessuno le introduce, nessuno le mette in competizione, sarebbe noiosissima e non si distinguerebbe dagli altri programmi in cui appunto ci sono delle persone che ballano. Quindi non è possibile in qualche modo, per concludere su un'analogia, riscontrare solo all'interno di due forme diverse degli elementi di analogia analoghi. Bisogna esaminare il format e capire che è vero che la giurisprudenza italiana correttamente inserito il format tra le opere tutelate dal diritto d'autore, però è vero che il format ha delle sue peculiarità che non possiamo dimenticarci, e la peculiarità è che la creatività dell'autore, minima, contenuta, tutto quello che vogliamo, incide solo ed esclusivamente sulla struttura, non sulle parti, sui contenuti che vengono invece concretizzati da altri all'interno del programma. Rispetto appunto al ragionamento svolto dalla difesa, sono coerenti anche tutti gli altri esempi che le parti stanti hanno portato a supporto delle loro tesi. Perché? Perché poi ci sono all'interno di format una serie di elementi che tra l'altro non sono uguali, ma sono diversi all'interno dei due format, che però nuovamente sono